Grave infortunio a Vaiano, ancora una volta provocato da una caduta dal tetto. È accaduto poco dopo le 15 di oggi ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per soccorrere l'infortunato. Si tratta di un uomo di 45 anni che è caduto dalla copertura di un fabbricato in via di Vittorio dopo un volo di circa 10 metri. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe riportato una serie di fratture e un trauma cranico. Sarebbe comunque cosciente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vaiano. Il medico del 118, viste le condizioni, ha comunque deciso il trasferimento a Firenze, che è stato effettuato con l'elisoccorso fatto atterrare al campo sportivo. L'ambulanza ha quindi trasportato il ferito fino al campo, dove erano presenti anche i vigili del fuoco per l'assistenza all'elicottero. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri. Le indagini sull'infortunio sono svolte dagli ispettori dell'ASL. La vittima è un operaio italiano di una ditta di fuori regione. Secondo quanto accertato, stava lavorando sul tetto del capannone che ospitava una tintoria ormai chiusa. L'uomo stava smontando dei macchinari quando ha perso l'equilibrio, facendo un volo di circa 10 metri. Le indagini dell'ASL dovranno accertare se sono state rispettate le misure di sicurezza.